Siamo con l'assessore Magi che al Comune di Arezzo ha le deleghe sulla sicurezza, però ha anche una formazione molto più tecnica che politica perché viene dall'esperienza nelle prefetture, nel Ministero degli Interni, è stato anche viceprefetto vicario. Ecco, come si trova in questo ruolo politico in un momento in cui la sicurezza è diventato un tema, anzi il tema politico per eccellenza? Sì, diciamo che io non sono un politico, anche se in questo momento faccio parte di una maggioranza, di un'amministrazione, di una giunta, e quindi però chiaramente non, sono infatti uno dei tre assessori che si era riservato di nomina tecnica il sindaco. Quindi, diciamolo, io non sono un politico, però faccio parte chiaramente di una maggioranza e quindi condivido certi valori, certe cose. Allora, lei in questi 3 anni non ha parlato molto rispetto ai temi che ha affrontato, però ci può fare una sintesi, visto che le deleghe sulla sicurezza le ha lei, di quello che è stato fatto? Sì, allora, prima di tutto la sicurezza è una tematica che si affronta sotto vari profili, specialmente quella che è la sicurezza urbana, che è la nostra. Quindi si è lavorato sia da un punto di vista della manutenzione, ringrazio il vice sindaco per tutto quello che è il sistema di videosorveglianza, telecamere, illuminazione, manutenzione del verde pubblico, poi polizia municipale, quindi mantenere e aumentare il corpo, gli addetti della polizia municipale, l'orario di servizio. Cioè quindi la sicurezza, poi Che miglioramento ricordiamo è polizia locale ora. polizia locale, sì, poi massima collaborazione e massimo, diciamo, sinergia con le forze di polizia e quindi prefettura e tutti i vertici delle forze più. Abbiamo quindi, diciamo, agito su vari fronti proprio per poter dare un servizio migliore e valutazione di tutte le problematiche a 360 Come gradi. risponde ai cittadini che stanno manifestando comunque una sensazione di non sicurezza sia percepita che reale? Come il Comune come intende rispondere nei prossimi mesi da qui alla fine del mandato? Allora, per quanto riguarda questa tematica, chiaramente, come ho detto, ci sono vari aspetti. La Polizia Municipale, insieme alle altre forze dell'ordine, fa continuamente delle attività di controllo nelle zone più, virgolettato, a rischio. Tanto per cominciare, poi è dal luglio del 2017, che vengono svolti dei servizi specifici 2 o 3 volte alla settimana della divisione anticrimine, che è stata richiesta da questa amministrazione un intervento molto forte alle forze di polizia. Nel corso dell'anno 2017 la Polizia Municipale nelle zone a rischio ha fatto 129 interventi e dall'inizio dell'anno ne ha fatti 98. Poi c'è una presenza continua della Polizia Municipale in queste zone e c'è tutto l'aspetto dell'intensificazione delle telecamere, dei punti luce e della manutenzione del verde pubblico, specialmente nella zona del Pionte. Se lei dovesse dare una risposta non politica ma tecnica come le compete per la sua carriera, direbbe che Arezzo è una città sicura? Allora, io considero Arezzo una città diciamo, sufficientemente sicura, con margini ovviamente di miglioramento perché come sempre si può migliorare. Comunque lo sforzo che sta facendo l'amministrazione è veramente a 360 gradi. Si cerca di puntare su tutti quegli elementi che possono contribuire a dare il senso di sicurezza e la sicurezza reale ai cittadini. Come sta andando avanti la questione dell'esercito in città? È una questione che state continuando un pensiero che state continuando a coltivare oppure no? Dunque, noi come detto abbiamo fatto una relazione per chiedere che venga attuata l'operazione Strade Sicure anche nel comune di Arezzo. Abbiamo trasmesso la richiesta alla prefettura perché dopo un'istruttoria loro la trasmetta al Ministero dell'Interno. Quali sarebbero i luoghi individuati per No, strade sicure? dunque, noi l'abbiamo richiesta perché riteniamo che se ci sono 10 elementi da poter, cioè tutti gli elementi che possiamo sfruttare
per mantenere non solo dare più sicurezza ai cittadini, uno di questi è la presenza dell'esercito in numeri decisamente anche bassi nel nostro territorio. Poi per quanto riguarda la scelta degli obiettivi, dove diciamo eventualmente posizionare, come è il questore che decide insieme al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di gestire questi militari che svolgono attività con funzioni di agenti di polizia. Quali saranno le prossime misure? Dunque, l'unica cosa è che stiamo con il bando periferie, il primo lotto che verrà attuato, ci sarà un appalto per mettere nuove telecamere, nuovi punti luce nella zona del Pionta e di Campo di Marte. Poi per quanto riguarda la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del verde pubblico, il Pionta, come aveva già detto anche in una recente intervista a Gamurrini, verrà ripulito, mantenuto al meglio proprio per evitare situazioni di degrado. Ma in più vedremo di ampliare l'orario nel fine settimana della Polizia Municipale, portandolo fino alle 3 di notte, aumentiamo il personale della Polizia Municipale, stiamo per aderire a dei protocolli che potrebbero ampliare quindi le attività di sorveglianza, di controllo. Ci sarà anche una nuova sede della Polizia Locale, crede che l'individuazione geografica sia quella esatta? No, decisamente avere il comando della Polizia Municipale nella zona che presenta più criticità nel territorio del Comune di Arezzo, penso che sia assolutamente una cosa che ha un suo motivo e una sua ragione, sia importante. Allora, abbiamo ascoltato l'assessore Barbara Maggi, do il benvenuto a Angelo Rossi, consigliere comunale nonché commerciante di Saione, quindi stasera puoi intervenire in questa duplice veste. Come consigliere comunale dobbiamo considerarti sempre di maggioranza. Certo. Perché anche tu fai parte del gruppo misto, adesso sei uscito da Uraghinelli. No, ma sono in maggioranza. Perfetto. Allora, la prima valutazione che ti chiedo di fare proprio su questa intervista all'assessore Maggi, soprattutto sulle questioni più delicate che riguardano anche appunto la zona di Saione, che sono da una parte la presenza eventuale dell'esercito e dall'altra la scelta della sede della polizia locale. Sì, l'assessore ha fatto una fotografia piuttosto chiara e importante del lavoro che è stato svolto in questi ultimi 2 anni, da quando ci sono stati problemi più gravi con le risse che ci furono 1 anno e mezzo, 2 anni fa. Da allora l'impiego della polizia è stata veramente a 360 gradi, come diceva l'assessore, soprattutto anche la divisione anticrimine che veniva, penso che da ormai 1 anno e mezzo che viene, e ha dato un impulso assolutamente importante per il controllo del territorio, unita al lavoro e allo sforzo di tutte le altre forze di polizia, che secondo me hanno fatto un lavoro eccellente in questi ultimi 2 anni, perché hanno normalizzato certe aree, certe zone che erano diventate quasi impraticabili. Invece adesso la situazione è sicuramente migliorata. Tra l'altro appunto con la decapitazione con la Nigeria Connection di tutti gli arresti che ci sono stati fatti, di quello che è stato, che era un po' il cervello dell'organizzazione criminale che spacciava la droga, hanno dato sicuramente una botta piuttosto importante a questo tipo di illegalità. Riguardo all'esercito mi sento di fornire dei chiarimenti ulteriori rispetto a quello che ha detto l'assessore, perché è vero che l'esercito può essere uno strumento, però il mandato per il quale Strade Sicure è preciso, il mandato è quello dell'antiterrorismo, cioè ci devono essere degli obiettivi sensibili che devono essere identificati. Ora ovviamente pare palese, per quanto ci siano dei problemi, non si può considerare che sul Colle del Pionta un obiettivo terroristico, questo è fuori luogo, quindi si può parlare della stazione, della cattedrale come simbolo della cristianità, e poi ci possono essere anche altri luoghi. Quindi l'impiego, quello che è stato fatto, che è stato molto strumentale, di dire l'esercito a Saione, è una cosa che non ha alcun senso, perché anche intervenisse l'esercito con questo progetto, non sarebbe un'opzione di pattugliamento con funzioni di polizia. Loro hanno una funzione antiterrorismo, quindi si può parlare eventualmente della presenza dell'esercito in obiettivi sensibili, che sono stazione e cattedrale, per dirne due, che svincola e libera delle forze
che altrimenti sarebbero state già impiegate lì, cioè per esempio forze di polizia che possono andare a fare altre cose, però non è l'esercito, insomma. In questo senso è stata fatta un'operazione molto strumentale e brutta, secondo me, anche nei confronti del quartiere. Ecco, a proposito di questo, la settimana scorsa sulla Nazione ampio spazio a un servizio intitolato L'altro volto di Saione, quartiere che resiste, fama immeritata, era il titolo. C'è anche una tua dichiarazione, appunto, nella quale tu dicevi c'è stata troppa enfasi su questa questione della sicurezza all'interno del quartiere. Esatto, perché questa, cioè, la mia intervista era a margine di moltissime interviste che avevano svolto nei confronti dei commercianti, degli abitanti della zona, che sentono questa fama che grava sul quartiere immeritata, e mi pare normale questo, perché veramente è stata fatta una campagna mediatica che definirei terroristica nei confronti di un quartiere che non se lo merita, perché Saione è un quartiere che ha delle eccellenze, è il polmone commerciale della città, non esiste una varietà e una quantità di negozi come a Saione. Ci abita un sacco di gente per bene, gente che lavora, anche immigrati che fanno e svolgono legalmente le proprie attività. È un quartiere sicuro nella misura in cui non c'è un rischio di incolumità a circolare per Saione. Cioè, quello che è passato in quest'ultimo anno e mezzo con un bombardamento quotidiano nei confronti di questo quartiere è meritato, perché le aree di spaccio, vogliamo parlare di spaccio, le aree di spaccio non c'è solo Pionte e Campo di Marte, c'è Piazza Giotto, c'è Via Fiorentina con Via Malpighi, c'è Pescaiola, c'è anche il centro, perché il centro, quando la sera si trasforma, Piazza Sant'Agostino, Piazza Guido Monaco, cioè sono tutti i Porcinai, sono tutte centrali di spaccio, quindi non è che è Saione è la centrale di spaccio di Arezzo, è da tutte le parti, non so se mi spiego, certo. Quindi è il concentrare qualunque cosa che succede, qualunque cosa che accade, associarlo al nome del quartiere, Saione, è un'operazione veramente scorretta, della quale sta risentendo un intero quartiere che francamente non se lo merita. E quell'articolo e quelle dichiarazioni dei commercianti, delle persone per bene, è quello di dire, cioè, non ce lo meritiamo, cioè non siamo diversi da altri quartieri della città, non siamo un ghetto, insomma. Ecco, quello che ti chiedo però è se, alla luce anche della testimonianza di qualche momento fa di Francesca Montaini, Campo di Marte invece in realtà non sia un anello nel quale ancora è necessario intervenire. Assolutamente, cioè quello che ha detto Francesca è sacrosanto, perché quello che succede a Campo di Marte, che è molto localizzato, cioè parliamo proprio di sotto casa sua, diciamo, è veramente una cosa che va risolta in tutti i modi, come anche gli altri nuclei che ci sono, ma sono appunto dei nuclei, voglio dire, non si tratta di un fenomeno esteso che copre un intero quartiere che va fino al Belvedere, per intenderci, Piazza Zucchi e tutto quanto, un quartiere che vive e è un quartiere che è sicuro, esistono dei punti precisi nei quali ci sono queste centrali di spaccio e di lì c'è tutta l'illegalità, poi lì Campo di Marte è veramente un crogiolo di situazioni, perché è un palazzo con una galleria interna e quindi questo già permette un certo tipo di illegalità. C'è la farmacia, perché comunque la farmacia è uno strumento importante per chiunque abbia necessità di drogarsi, diciamo. Quindi ci troviamo di fronte anche a un qualcosa. Ah, poi c'è la sala slot, quindi tutto lì. Ok, quindi sicuramente poi c'è la stazione, che di per sé qualunque stazione, non è Campo di Marte, qualunque stazione d'Italia ha questo tipo di problemi, insomma. Ecco, per capire come si è sviluppata anche la criminalità e in che rapporto sta anche con le varie nazionalità attualmente presenti, abbiamo ascoltato, Diego Rippolito ha fatto un'intervista telefonica con Don Andrea Bigagli, che è il coordinatore dell'Associazione Libera in Toscana. Ascoltiamo. Don Andrea Bigagli è il referente toscano della rete Libera. Che cos'è la rete Libera, Don Andrea? È una rete di associazioni che fa riferimento ovviamente a un movimento nazionale. Noi siamo nati nel 1995 proprio per creare una rete di associazioni. Le mafie arrivano dappertutto, sono la parte peggiore, tra le parti peggiori di questo paese. E noi abbiamo cercato invece di focalizzare l'attenzione rivolgendosi a quelle che riteniamo ancora oggi le realtà migliori di questo paese. E quindi promozione e formazione culturale, collegamento con le forze dell'ordine, con la magistratura, con gli organi di informazione, la grande esperienza della legge sui beni confiscati, i campi di lavoro per i giovani
che appunto vanno a fare l'esperienza di capire l'infiltrazione mafiosa laddove queste realtà sono ben presenti, e poi tutti gli anni una grande manifestazione nazionale e poi a livello regionale il 21 marzo per la memoria delle vittime innocenti delle mafie. E che cosa c'è dietro i problemi che noi vediamo, i problemi di microcriminalità che ci sono anche nella nostra città? C'è qualcosa di più grande, c'è qualcosa alle spalle di cui non parliamo, che non vediamo, ma che in realtà governa i fenomeni di microcriminalità? Assolutamente, c'è una grande regia della sinergia delle mafie nazionali con le mafie straniere, quindi i percorsi che dalla marginalità sociale portano alla microcriminalità sono segnati e governati da queste associazioni criminali. Questo è un passaggio molto importante perché le persone sono convinte, per esempio, che una mafia straniera possa qui, diciamo, cominciare i propri affari a prescindere da un contatto con le mafie nazionali. In realtà le mafie non si combattono fra di loro, ma si organizzano e si spartiscono il territorio. Quindi sicuramente siamo di fronte a un passaggio per cui un certo livello di intervento va vissuto tenendo conto di questa dimensione. Spiego subito un piccolo esempio. Le merci taroccate vengono vendute spesso e volentieri appunto da abusivi, insomma da persone appunto che rientrano nelle tipologie che definivamo prima. In realtà vengono da alcune grandi reti di distribuzione internazionale, quindi tutto ciò che è illegale in questo paese passa per le criminalità organizzate di stampo mafioso, per cui intervenire sull'ultimo anello della catena significa non risolvere assolutamente il problema, significa spesso e volentieri pestare le persone già fragili, già marginali, che non sono giustificate nei loro comportamenti illegali, ma che però appunto vanno comprese in una dimensione più ampia. E lo stesso vale ovviamente anche per lo spaccio di stupefacenti. Assolutamente, anzi, questo è forse l'elemento più eclatante, perché si può pensare che l'andrangheta in questo momento storico e l'associazione criminale è anche più pericolosa, perché c'ha un rapporto diretto con i narcos messicani, quindi è la grande agenzia dell'ingrosso per lo spaccio di sostanze stupefacenti a livello europeo. Quindi è chiaro che se io vado a colpire il piccolo spacciatore faccio un atto purtroppo anche doveroso, però da un altro lato non risolvo assolutamente il problema perché alla radice sta altrove. La grande questione è che se non ci si interroga da dove arriva il denaro, è chiaro che in questo momento storico chi ne ha molto o viene da delle grandi holding internazionali, oppure molto di questo denaro ha una provenienza sicuramente sospetta. Segui il denaro, diceva Falcone. Grazie Don Andrea, è stato gentilissimo, speriamo di averla presto in trasmissione. Beh, vi ringrazio per questa opportunità e vi auguro appunto un buon lavoro di comunicazione efficace e significativa. Abbiamo ascoltato le parole di Don Andrea Bigagni. Angelo, effettivamente facciamo un po' di fatica a volte a collegare gli episodi dei quali abbiamo parlato finora con la rete della grande criminalità internazionale. Invece queste parole ci fanno capire che se non facciamo questo legame ci perdiamo un pezzo fondamentale del ragionamento. Questo che abbiamo appena sentito secondo me è un intervento di uno spessore altissimo, cioè andrebbe mostrato e divulgato anche alle scuole perché spiega chiaramente quello che è il meccanismo delle mafie. La lotta alle mafie è una delle cose più difficili possibili perché hai a che fare non con un singolo ma con delle organizzazioni che a volte sono ramificate e nascoste. E lo scoperchiamento di queste organizzazioni è un'operazione veramente difficile. E come diceva Falcone, cioè, segui il denaro, il flusso del denaro è la chiave per arrivare a mozzare la testa. Prima ho fatto l'esempio della Nigerian Connection, dei 9 arrestati. Ci hanno messo un anno e mezzo e hanno fatto benissimo. Perché? Potevano intervenire sulle operazioni di singolo spaccio, ma non gli bastava. Entravano e uscivano il giorno dopo, quindi è una cosa anche veramente priva di senso. Loro hanno fatto un'operazione squisitamente di polizia investigativa per quasi un anno e mezzo, documentando oltre 4.000 cessioni
e tracciando il flusso di queste persone che le ha portato a, anche a capire i conti correnti, il denaro dove andava, e hanno decapitato un'organizzazione. È così che si fa e è l'unico modo, secondo me, di lavorare, tagliare la testa. Bene, noi andiamo in pubblicità, adesso poi torniamo, abbiamo il contributo di Maurizio Bianconi e entriamo, facciamo un passo verso la seconda parte del ragionamento, cioè quella relativa all'integrazione, sempre con Angelo Rossi, che ritroveremo fra poco.